Bene, siamo alla conclusione, siamo all'ultimo incontro. Un anno difficile, abbiamo visto, tra guerra civile, emergenza Ebola. Lo concludiamo con la voce di due testimoni diretti, Chiara Scanagatta, che è rappresentante del QAM in Sud Sudan. Prego, Chiara. Insieme alla massima autorità sanitaria del Ministero della Salute dei Lake States in Sud Sudan, il dottor Michael Samuel Mading. Il dottor Mading so che parla in inglese, ma capisce l'italiano. Un pochino italiano. Benissimo. E poi tu farai da traduttrice. Allora, la prima cosa, se ci raccontate come cresce il lavoro del QAM in Sud Sudan, da Irola, Rumec, e qual è il senso di questa crescita del lavoro del QAM in Sud Sudan? Prego, venite pure qui al centro. Intervention of QAM in South Sudan. Yeah, thank you. First, I'm Dr. Michael. I work for government in Ministry of Health in Lakes State, South Sudan. In fact, QAM has started quite a long time ago working with the government in South Sudan. They started in 2007. And the first intervention, it was in Yorul, and then followed by the other interventions in other areas, in Mapeir, and now we are opening a new hospital with the QAM in Chuebet, and also supporting the Minister of Health of the government side. So the working with the QAM is one of the strongest partnership with the government in South Sudan, and we're still continuing to work in this manner. C'è bisogno della traduzione? Tu fai una sintesi, secondo me hai capito tutti. Sì, il QAM ha iniziato a lavorare in Sud Sudan nel 2007, quindi è già qualche anno che si lavora col governo. Abbiamo iniziato a Irol e poi ci si è estesi in altre zone, ultime Mapeir, e adesso si sta aprendo un nuovo ospedale in Chuebet. E da qualche mese si lavora anche dentro il Ministero, quindi in partnership diretta col Ministero della Sanità. E la partnership tra il Ministero della Sanità dei Lake State e il QAM è una delle più forti partnership in atto al momento in quella zona. Ecco, un'altra domanda vorrei chiedere. In una situazione come la vostra, che cosa è capace di fare la differenza? Per esempio, che cosa rappresenta in queste condizioni di lavoro, in questo territorio, per esempio, aggiungere un'ambulanza? Yeah, generally in Africa, the difference that we actually experience in working together with this organization, QAM, the services are really improving. And you can see that the mothers are going to the facilities to attend the clinic, and also the outreach activities where the team from QAM, they go to the villages and giving vaccinations and giving health education to the people in the village. Also, the referral system is very strong. Maybe you have seen from the other countries that the number of cesarean section in the hospital has increased. That is mean that the referral system is increasing, that the mothers are coming to facilities or they are bringing them to the facilities to attend a clinical services. That is quite very strong, and this is one of the strongest things that we are doing together with QAM in South Sudan. Also, I will not forget that there is a very strong willing with the, from the government and commitment from the government to work with the QAM in my country. This is all I want. Sì, una delle differenze, ciò che fa la differenza è sicuramente l'esperienza che il QAM ha portato a lavorare con il governo. La qualità dei servizi sta aumentando, quindi le donne vanno in ospedale, e quando le donne non vanno in ospedale è il team dell'ospedale che va fuori, quindi i servizi di outreach che portano le vaccinazioni, le visite prenatali nei villaggi. Il sistema di riferimento si è rafforzato, negli altri paesi si è visto il numero di cesarei aumentato, quindi vuol dire che più donne arrivano in ospedale, e questo sta aumentando anche in Sud Sudan. E sicuramente dall'altra parte c'è anche la volontà del governo di lavorare
con il QAM, quindi c'è da entrambi i lati questa volontà. Ecco, un'ultima cosa, che cos'è che secondo voi funziona, che può essere un modello nello stile di lavoro del QAM nel vostro paese? Thank you once again. QAM is making different, and this different is very obvious in our places. First of all, the very simple example is we have one area is completely deserted. There is no any health services in that area. People are really suffering. There is no any single facility in the complete county, but QAM has gone in, they has started the activity and implementing the primary health care program in that county. This is the difference that the QAM is creating, inspiring people and bringing them all together and giving health educations. This is one of the aspects, that example that I can share with you this morning here. Sì, il QAM sta facendo la differenza. L'esempio portato è l'esempio di Maper, quest'area completamente isolata, dove non ci sono servizi, abbandonata da tutti, e dove è andato il QAM. E c'è staff e si sta lavorando e si sta implementando un programma di primary health care. E questo sicuramente fa la differenza. Grazie. Thank you so much for your presence. Thank you so much. Complimenti. Grazie. Va bene.